Bella a tutti ragazzi, l'Oxiderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi non voglio giocare il ladder, ma vi presento un deck da utilizzare con lo spirito elettrico. Perché? Perché è iniziata una sfida che vi garantirà un baule leggendario e che quindi chiede di utilizzare un deck appunto con questa truppa. Il deck che vi propongo oggi è Spirito Elettrico, ovviamente, ma la carta principale d'attacco è una di quelle che conosciamo benissimo. Parlo del Gigante Royal. Aiutato dal Cacciatore e dalla Strega Madre, tra l'altro vi ricordo, giocatelo perché tutte le carte sono lockate al livello 9, quindi potete tranquillamente andare alla grande, e due spell, Fireball e Tronco. Chiude il tutto il tris di scheletrini per deviare come sempre gli attacchi. Andiamo subito a vedere questa prima partita contro Peppa dei The Blue Oyster, che attacca subito cattivissimo. Attenzione, spirito elettrico al 7 addirittura. Intanto con il nostro pescatore possiamo tranquillamente attivare anche la torre di destra per dare una mano a togliere lo Grider. Attenzione, subito Strega Madre dietro. Possiamo andare con lo spirito elettrico adesso. Attenzione perché lui va invece con una fireball, ma il pescatore insieme a uno dei suini si riesce ad avvicinare alla torre. Guardate che male, guardate che male ragazzi. Esplode il pescatore, ma il suino continua a mangiare e porta 514. Ho fatto un predict un po' troppo anticipato. Pensavo mi giocasse uno grider in velocità e quindi cerco un aiuto da parte degli scheletrini. Vediamo cosa succede. Attenzione, cacciatore che può sparare, non si capisce bene cosa stia facendo lui. Molto bene, giù la torre, incredibile, incredibile. Attenzione, se avete il pescatore nel deck e lui vi gioca un no-grider, io vi dico, sfruttatelo, esatto, per spostare le truppe. Noi purtroppo qua non ce la faremo perché toglieremo il golem di ghiaccio, ma il pescatore in questo momento, anche se oddio viene missato dalla torre, può comunque diventare molto utile per fermare lo grider. Adesso se ne va però dalla parte sinistra, moschettiere per lui. Io farei questa combo, vediamo se viene. Dai, perfetto, 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 perfetto. Lui è obbligato intanto ad andare a difendere con il suo spirito elettrico e il cannone. Aspettiamo che giochi lo Grider. Non c'è nessuna fretta. Strega Madre a destra. Eccoci qua adesso. Sì che voglio togliere lo Grider ora. Dai pescatore, loccami lo Grider, loccami lo Grider, pescatore! Let's go! E poi il cacciatore con una combo devastante che permette di non subire l'attacco pesante dello Grider. Attenzione, di nuovo spirito elettrico insieme al pescatore per togliere quel tris di scheletrini. Pescatore continua veramente devastante a spostare tutte le truppe avversarie e qui possiamo partire esatto con la Strega Madre. Attenzione alla fireball, ma il cacciatore vicino allo grider fa il full damage e quindi si cicla nuovamente il nostro Gigante Royal con il tris di scheletrini là dietro. Pescatore per darci una mano, Gigante Royal che è obbligato però a loccare il cannone. Bravissimo lui a giocarlo qui davanti. Attenzione perché potrebbe essere una cosa un pochettino più faticosa adesso, anche se in realtà la sua torre è già stata distrutta dal nostro pescatore, quindi non dovrebbe avere assolutamente il tempo in 12 secondi di chiudere e di tirarci giù anche l'altra torre. Qua il tronco che è andato molto tranquillamente anche contro il suo spirito elettrico. Primo game direi che è andato alla grande. Spero che questo deck stiate cominciando a capirlo. Mi raccomando ragazzi, intanto se vi piace il video un bel pollicione in su e soprattutto non dimenticatevi di scrivere un vostro commento, un parere. Vi piace il deck, non vi piace, sapete che io ci tengo a leggerli. Siamo contro il Sunwitch dei Viper Tyler, credo che si dica così ma non lo so. Strega Madre sulla sinistra. Lui apre con un cavaliere. Interessante. Togliamo la Strega Madre. Cattivissima questa combo. Vediamo cosa fa col cavaliere. Sarebbe super utile il pescatore adesso. Lo andiamo a giocare. Vediamo se riusciamo a togliere il Caballeros. Spirito elettrico intanto per vedere se con la gang di Goblin riusciamo in qualche modo a rallentare la sua avanzata. Tronco, attenzione perché c'è un problema tecnico e questo problema tecnico si chiama domatrice di arieti, perché le brutta. Ok, oh, questo qua è un altro deck bello veloce,
serve che il mio cacciatore possa fare male. Mamma mia, quanto fanno male, ragazzi! Quanto fanno male i due spaccamuro. Ok, ok, abbiamo tenuto, ma abbiamo subito un attacco doppio devastante. È molto veloce il suo, potremmo obbligarlo, sì. Lo obblighiamo a difendere sul gigante Royale. Vediamo cosa decide di fare. Perde la torre, bravo. Bravo. Ci sta. Non è stupido questo, so giocare. Però, attenzione, perché qua il pescatore si dimostra molto interessante come truppa. Non ci credo che l'arciere pirotecnico non ha loccato sui miei scheletrini. Attenzione, perché io non pensavo di riuscire ad entrare a torre in questo modo. Bravo. È ovvio. Oh, bravo, GG. Questi fanno malissimo, ragazzi. Se riuscissi a giocare il Royal centrale, ma non ce la faccio, non ho Elisir. Gli spaccamuro sono veramente un dito nel muro. Avanti. Togliamola, perfetto. Ok, avanti così. Con il gigante Royal centrale, obbligato lui ancora a giocare la gang di Goblin, che possiamo comunque togliere senza troppi problemi. Scheletrini. Qua me la sto rischiando tantissimo. Ho capito, hai intenzione di giocare gli spaccamuro? Dai! Oddio, l'ha giocato veramente di là! Potremmo fare un comeback interessante! E invece no. Bravo. Un bel deck, ragazzi. Un doppio attacco che non siamo riusciti purtroppo a counterare. Non si possono vincere tutte le partite di Clash, ma andiamo a vedere il terzo game contro Yongjin del clan Yongjin Dan. Clan famosissimo nell'Indocina orientale. Benissimo, qua intanto la strega madre che toglie subito il problema del barilozzo e abbiamo due maiali che possono partire. Io sfrutterei personalmente la fireball contro la sua torre e la sua strega, che possiamo allontanare infatti. Sotto anche con il tronco, qua stiamo veramente investendo parecchio per riuscire ad entrare con il nostro attacco di sinistra e guardate che in realtà è andato bene perché la sua torre è rimasta a 712, quindi l'elisir è anche ottimo per una possibile difesa. Siamo messi bene. Avanti. Porca banana. Allora, con calma. Siamo riusciti anche qui a togliere il problema peccone. Lui ha un po', secondo me, esagerato anche con questo tronco. Ma noi siamo obbligati in teoria a spingere la sua difesa sul ponte. Forza! Ok, nice. Qua lui è molto bravo a essere... No, non ci credo, l'ha giocato dietro. Dai, come fai a giocarlo non splittato, ok? Non hai... Va bene. 884 la mia torre di sinistra. Non possiamo lasciarlo giocare. Siamo obbligati a costringerlo a difendere il nostro prossimo attacco. Sopra proprio così. E lo distrugge il cacciatore senza problemi. E qua spingiamo. Lui va sicuramente di peccone centrale. Vediamo il tronco per un eventuale gang. Eccola lì, orda di scheletri volevo dire. Era ovvio che giocasse il peccone. Ma non è un problema. No, però non deve venire a sinistra. Non ci posso... peccone che... Porca miseria. Questa non è una bella situazione. È ovvio. Avanti ancora. Non ce l'ha l'orda di scheletri. Sì che ce l'ha. Bello col tronco. Dai. Ok, 1010. Ci sono maiali che vanno a profusione. Io ripreparo. Però non capito perché ha giocato a sinistra. Ho la fireball. Spostiamo ancora il peccone. Lasciamo lì il peccone.
Lasciamo lì il peccone. Dovrebbe giocare l'orda. Eccola, 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 infatti l'orda. Non mi frega niente del barile con tutte e due le cose attivate. Lo sa anche lui che se li gioco lì un altro, lui non ha strutture. Ho praticamente vinto. Qua si va così. Qua si incrociano le dita e si spera di andare. Si dovrebbe riuscire senza problemi, basta poi un colpo di fireball. Forse non serve. Let's go! E andiamo a portarci a casa anche questo secondo game. Dai, facciamo l'ultima partita prima di salutarci. Deck che secondo me gira. Oh, attenzione, baule cangiante. 690 di gold. Jolly comuni che siamo pieni. 22 scaricuccioli, 2 archi. Cambiamo gli archi. Scheletro giant. Oh, non mi interessa. Niente specchio. Ma sì, 200 stelle extra con il Vortex, che era già full. Ultimo game, ragazzi, contro Ace Q8 del clan Hablahenhal. Non conosciamo. Strega nera, sempre strega madre, sempre giù a sinistra. Lui decide di bruciarsi così un tronco. Mi piace una così. Terremoto. Che deck ha questo? Cosa sta facendo? Tesla. Non posso. No, deve andare via il... Deve andare via l'arciere pirotecnico. Il Valchirione è tosto, eh. Allora, Valchirione deve bloccarmi il cacciatore. Si deve avvicinare. Cacciatore pronto. Può togliere un pochettino anche il problema. Di nuovo terremoto. Attenzione, deck interessante il suo, eh. Cosa fa? Cicla da terremoto. Non ho mica capito. Vediamo se va a livello 1. Va, what? Ok, spirito elettrico a livello 1. Che tra l'altro non è così sbagliata come cosa. A meno che non lo vuoi giocare come supporto a un attacco veloce. Anche se ce l'hai a livello 1 e te lo giochi in difesa, chi se ne frega. Pescatore, mi devi togliere lo grider. Toglimelo più veloce. Spirito elettrico. C'è quella Tesla lì che è un... È una sbatta, però attenzione perché c'è il maialone con il pescatore. Attenzione, siamo dentro. Togliamo subito il pirotecnico. Ok, nice. Il Valchirione però è un disastro. Questo Valchirione fa malissimo. Devo però fare così obbligato. Sì. Qua subisco un botto. Il Valchirione fa veramente male. No. Dimmi che non hai la zap. Sembra che non ce l'abbia. Ok, rischiosissima, ma god. Siamo sofferenti. Ah, il tronco non l'ha voluto usare. Creiamo un attacco intelligente. Senza regalargli Elisir, però. Dov'è il pirotecnico? Via. Dai, gigante royale. Non ce la fa. Non so se riesco a fermarlo. Non credo. Mi serve ovviamente un altro royale immediatamente. Non mi piace andare di spell così. Ma mi vedo obbligato. Oddio! No, vabbè. Che sfortuna! Mi dispiace! Non ci credo! Per 36 non va giù la torre, ragazzi! Un po' di sfortuna, ma quello che ci interessa è ovviamente il deck che secondo me gira god. Provatelo perché non ve ne pentirete. Io vi ringrazio per aver guardato anche il video di oggi di Clash Royale. Se vi è piaciuto, vi proporrò anche domani un nuovo video con lo spirito elettrico. Un abbraccio grande, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ho sbagliato l'outro.